Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da Airforex.com e in questo video voglio mostrare così live quello che riguarda il mio metodo di lavoro e quello che può avvenire dopo l'uscita di alcune notizie o alcuni discorsi di banchieri centrali o comunque market mover che, come dice la parola stessa, possono muovere il mercato. Sia ieri sera che poco fa c'erano due market mover importanti, tant'è che ieri avevo un live con alcune, diciamo, persone che mi seguono, una trading room con i certificati turbo con il mio broker IG e avevo aperte alcune operazioni con i turbo, ma le ho anche qui col CFD, tra l'altro operazioni che ho anche condiviso con gli studenti, utenti della scuola Platinum, e erano euro dollaro e sterlina dollaro short. E ieri quando iniziai a parlare, insomma, quando ero online live, le due posizioni sia di sterlina che di euro erano leggermente in perdita. Io avevo aperto per alcune dinamiche di prezzo date dalla Big Picture, studiando proprio le dinamiche di prezzo, quindi la dinamica di price action vera, non solo una candela, ma quello che vi dico sempre durante i video, quindi la volatilità, gli swing, il tipo di movimenti, le percentuali di ritracciamento e tutta una serie di cose. Avevo deciso il mattino, condividendo appunto le mie operazioni nel gruppo Platinum, di creare questi due short. E una domanda che mi è stata posta da una delle persone che ieri seguivano il webinar, la trading room, era: ma tra qualche ora parla Powell, non senti che è meglio aspettare? Oppure questa mattina una mail che mi dice: ma le operazioni che non è meglio chiuderle prima che escano i dati non farm payrolls, quello che è. Ecco, quello che volevo oggi dirvi e su cui io mi focalizzo è esclusivamente le dinamiche di prezzo. Quindi, se ci sono i presupposti di fare un trade di qualità, e noi cerchiamo di investire, non di essere degli scommettitori che guardano il grafico a 2 minuti con 3 punti di stop e 8 di target, non esiste roba qua. Si guarda l'operazione per come è, si cerca di impostare in maniera molto molto chiara, con degli stop poco raggiungibili dal mercato, con un investimento chiaro fin dall'inizio, anche soprattutto nella parte del rischio e anche nell'obiettivo di profitto. Dobbiamo cercare di lasciare andare. Quindi io sono completamente sordo riguardo le notizie, i market mover, il discorso del banchiere centrale piuttosto che del politico, piuttosto che i dati molto importanti, per carità, nulla da dire. Ma se c'è una struttura chiave nella big picture che io ho affrontato e di qualità, a quel punto vado a rispettare e cercare di fare quel trade senza avere la preoccupazione che c'è questo che parla, questa news che esce o quello che è. Ok, cerco di lasciare completamente fuori questa dinamica e quindi per l'ennesima volta ve lo dico, ma vi faccio vedere questi cosa sono stati? Sono stati dei market mover che hanno addirittura velocizzato, come dicevo anche ieri al ragazzo, meglio se parlerà Jerome Powell, neanche lo sapevo, meglio che domani ci siano far payroll. Potrebbe succedere che questa cosa vada a velocizzare il mio profitto, o se deve essere una posizione che non va bene, già mi dirai, magari cercherò di gestirla aggiustando, visto che ho degli stop ampi, degli investimenti massimi ampi, cercherò di gestirla magari uscendo prima da una posizione che non è una posizione che rende. Quindi quello che voglio dirvi è: vedete, qui in questo momento sono le ore 14:39, sono appena usciti in off-farm, lasciamo un attimo il mercato che si muove. Io già su questi livelli, sull'euro per esempio in questo caso, potrei anche già decidere, non avendo un target, ma sapendo che su queste zone potrei uscire, di uscire, data anche la volatilità di questo mercato, ma ho lasciato che il mercato facesse il suo. Questo è molto importante, senza mai farsi, come dire, filtrare la testa da altre cose che ci portano esclusivamente a crearsi un'emotività cattiva e anzi a iniziare anche a cliccare sulle nostre operazioni, diciamo non rimanendo aderenti al progetto iniziale o aderenti a quello che in questo momento il mercato ci dice. Questo è assolutamente molto molto importante. Quindi chi fa price action o chi, il trader che vuole iniziare questo percorso e fare price action, primo deve cercare di acquisire le giuste competenze e farlo su time frame alti, capire le dinamiche di prezzo. Non vuol dire solo conoscere come è fatta una candela, non vuol dire capire le dinamiche di prezzo quello, vuol dire diventare dei sistemi automatici
e un po' discrezionali, che non serve a niente. Dobbiamo capire le dinamiche di prezzo e poi cercare di essere aderenti a quelle che sono le dinamiche di prezzo e reagire prendendo decisioni su quelle che sono le dinamiche di prezzo. Altrimenti si fa altro, si fa trader di altre cose, ok? Bene, anche per oggi è tutto, una pillola molto breve ma molto chiara che in questo momento vi fa vedere come i mercati si muovono, ci mostrano quello che devono fare. Spesso il data feed migliore è il time frame grande, weekly, mensile, daily, e lì già ci filtra tantissime cose, altro che le notizie. Quindi se dovete fare trading e dovete fare trading con la price action, come faccio io, cercate di rimanere aderenti a quello che vi dice il grafico e non quello che sentite in giro. Io a questo punto vi saluto, ovviamente vi auguro una buona giornata, vi chiedo, se vi è piaciuto il video, di lasciare un like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo. Un saluto a tutti, ciao!